the pain follow me. Deal with trauma privately. I don't wanna be a burden, I handle things defiantly. Spent a decade searching for a higher power guiding me. Figured out that faith is not up there, that it's inside of me. Act with execution, what's a plan with zero action? Faced with bad habits, knowing this. Marzo è pazzo, ma a Milano ancora di più. Ho passato l'intero weekend tra pioggia e sole e su questo terrazzo, tutto il weekend. Adesso un po' di calisthenics, sono le 9 del mattino, lunedì mattina. Mi alleno, oggi mi andava calisthenics. Ho organizzato qui sul terrazzo di casa tutto il reparto calistenico e qui vorrei mettere la vasca per fare i bagni freddi. L'ho vista su Amazon, questa qui, vorrei comprarla, ci sto pensando. E ultimamente sono sempre indeciso se allenarmi calistenico o palestra, perché a volte preferisco calistenico, altre volte preferisco la palestra. Se si potesse crescere tantissimo come con la palestra, solo col calistenico, probabilmente farei solo calistenic, perché è molto più divertente e poi lo faccio sul terrazzo di casa, quindi molto più comodo, non devo uscire ogni mattina per andare in palestra, il che alle 7:30 è un po' scomodo, almeno sono io che mi rompo le palle. Every time the sun shine, back to being unsigned, I only got my bloodline. With me going forward, smoking cookie till we dumb high. I heard you taking shots, we pulled up on them, they was gunshot. 2 p.m. in Rome, we at the... Comunque raga, ho fatto la doccia col cappello solo per il meme. E adesso ci si mette al lavoro. Sarà una settimana veramente intensa, quindi ho deciso di vloggarla. E sono felice perché l'algoritmo di YouTube è cambiato. È cambiato e permette quindi di fare video lunghi, video in cui ci si racconta realmente. Negli ultimi 2 anni l'algoritmo di YouTube voleva semplicemente che ognuno replicasse il trend di un altro. Questa cosa ha rallentato tantissimo la mia creatività. Infatti, proprio organizzando questi vlog ho trovato la vecchia SD, la scheda SD che ho utilizzato per i primi video, e ho trovato questa clip del primo video pubblicato su YouTube. Gli obiettivi dopo la laurea sono tantissimi, continuerò a comunicare online, ho intenzione di fare un sito, ho intenzione di fare delle cose sul web, portare nuovi video, nuovi contenuti. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Dove dicevo di voler raccontare le cose che facevo, dove avevo un sacco di creatività, ma l'ultimo algoritmo di YouTube in realtà uccideva la mia creatività. Vi faccio vedere un po' di esempi. Se noi andiamo su YouTube, per esempio andiamo sul canale di Luca Valori, che nell'ultimo anno ha fatto un botto di iscritti. Se noi andiamo a vedere i suoi video più popolari dell'ultimo anno, esempio questo qui, come smettere di buttare la tua vita. Allora vi faccio vedere, guardate la copertina, che è questa, la vedete? Se noi andiamo su Google, traduciamo il titolo del video, cioè ovviamente potete tradurlo anche senza Google, però se noi, io sono un ignorante di merda, andiamo su DeepL, traduciamo il titolo, lo cerchiamo nella barra di ricerca di YouTube, eccolo qua, stessa copertina, stesso video. Quindi diciamo che l'algoritmo di YouTube era diventato un po' come l'algoritmo di TikTok, voleva sempre gli stessi video e questa roba uccide la creatività, uccide la voglia di creare contenuti. Ma adesso l'algoritmo è cambiato, quindi se la tua intenzione è quella di aprire un canale YouTube, questo è il momento giusto. Vi ricordate il periodo in cui TikTok è esploso e chi iniziava a fare video su TikTok diventava famoso, aveva iscritti, aveva followers e robe varie? Adesso sta accadendo su YouTube, vi faccio vedere. Se noi andiamo nella home di YouTube e navighiamo nella home, come vedete ci dà dei video di canali piccolissimi, quindi sta spingendo canali piccoli. Per esempio questo canale qui ha 3000 iscritti ed era in home, cosa che fino a qualche anno fa era impossibile. Se noi andiamo ad analizzare questo canale, la linea rossa è il suo canale YouTube, il suo canale fa più visual del mio in questo momento e ha 3000 iscritti. Io ne ho quasi 60.000, quindi YouTube sta spingendo i piccoli canali, ma come quello lì che vi ho mostrato adesso, ce ne sono tantissimi altri. Esempio, questo canale qui ha 2.000 iscritti, ma ce ne sono tantissimi altri. Per esempio questo qui, leggere un libro a settimana mi ha cambiato la vita, 415 iscritti ed era in home. Quindi
se il tuo obiettivo è quello di creare un canale YouTube, questo è il momento. Ma non devi fare i video come, che ne so, Michele Molteni, strutturati, tutti quei video super pensati, super editati, quei video dove veramente devi essere un regista, devi essere super creativo, devi raccontare la tua vita. Apri un canale YouTube, accendi la videocamera come sto facendo io in questo momento e condividi la tua vita con le persone, condividi le tue idee, sii anche prolisso, quindi fai anche video di 40-50 minuti. Alle persone interessa la tua vita, alle persone interessa ciò che sai e alle persone interessano i tuoi consigli. Per esempio, io in questo momento vi sto dando un consiglio che probabilmente darei in una consulenza per la mia azienda e lo sto facendo gratuitamente, prolungandomi, non me ne frega niente. Chi guarderà questo video troverà questo valore e potete farlo anche voi se siete degli studenti, se siete degli sportivi, se volete iniziare un percorso di crescita personale da soli. Qualsiasi cosa voi vogliate fare nella vostra vita, è arrivato il momento di raccontarla su YouTube. Poi mi ringrazierete dopo. Comunque raga, come diceva Einstein, una scrivania disordinata è segno di genialità, quindi sono un genio. In realtà non ho voglia di mettere in ordine la mia scrivania. Adesso vi faccio vedere come funzionava la vecchia YouTube. Apriamo il mio Kindle Scribe, tra l'altro comodissimo raga, sia per leggere che per scrivere. Allora, la vecchia YouTube dovevi curare editing, dovevi saper fare la SEO del video, dovevi saper fare le copertine, dovevi saper fare storytelling, o al massimo per fare queste quattro cose potevi assumere un cristiano. Adesso invece apri la tua amata videocamera, vedete come sono bravo a disegnare, e parla, raccontati. Non fare la SEO, se vuoi farla fai, falla, se non vuoi farla non farla, non è importante. Esempio, c'è il canale di Sam Sulek che sta crescendo senza copertine, senza SEO, senza niente. Quindi prendi un frame del video e usalo come copertina. Hi. Ok, ok, can you hear me now? Yes, perfect. Ok, ok, ok. Very good. Tell us on your side the first days of using like... C'est que ça va, ça, c'est trois meilleurs gaming, c'est eux qui vont donner l'envie à... Il menù di oggi prevede tonno al naturale, salsa, olive verdi e pasta di grano saraceno, 200 grammi di questa. Mi hanno appena cambiato la dieta, come vi avevo detto in un video precedente, sto facendo la dieta seguito da GS Loft. E oggi, tra l'altro, nella dieta è previsto questo qui, crema di riso. Se vivi da solo e non mangi pasta e tonno, non sei ammesso su questo canale, perché è di vitale importanza. Proteine e si vola! Che poi, ritornando al discorso di stamattina, guardate quanta roba. Le persone sono stanche di guardare contenuti artefatti di vite scintillanti, di mille grida. Anche MrBeast sta cambiando le copertine proprio perché si è scocciato anche lui di fare quel tipo di contenuti. Non funzionano più. Le persone vogliono vedere la vita vera, vogliono vedere che anche chi crea contenuti mangia dalle zuppiere di plastica, dai contenitori di plastica, che non sa parlare, io sbaglio un sacco di vocaboli, sbaglio i congiuntivi, sbaglio a chiamare i contenitori di plastica, perché sono un essere umano e le persone sono stanche di vedere personaggi, vogliono vedere persone. Buon appetito. Mamma mia, la pasta di grano saraceno sa proprio di colla, ma è anche difficile da masticare. Comunque la pasta al tonno resta la migliore pasta proprio della vita. È un'esplosione di sapori, buonissima. Ci mettete due olive verdi ed è la morte sua. Però 200 grammi di pasta, vi giuro, non sono abituato. E voi direte, e questo è il motivo per cui non metti massa? Perché non sei abituato a mangiare 200 grammi di pasta. Come darvi torto? Cioè, se tu mi dicessi, vuoi un piatto di pasta con l'aragosta o un piatto di pasta col tonno, io ti prenderò il piatto di pasta col tonno.